Cesare, di te su Acqua di Mare abbiamo detto di tutto, di più. Sì, mi state facendo diventare famoso a livello mondiale. Bene, siamo contenti perché te lo meriti. Speriamo di avere un ritorno dal punto di vista lavorativo. Io credo proprio di sì, cosa dici? Lo spero proprio. Allora, abbiamo scritto che sei dovuto andare all'estero nel senso sud Italia, per poter sviluppare questa tua passione lavorativa e per poter diventare quello che sei oggi e che oggi ti verrà dato. Io ho scritto diamo a Cesare quel che è di Cesare. Quindi oggi ti verrà consegnato, verrai iscritto nel libro dei maestri d'ascia. Nel libro nero dei maestri d'ascia. Sei emozionato? Sì, abbastanza, perché diciamo che magari è solo una firma oggi, perché questo mestiere lo stiamo facendo da parecchi anni. Però, come diceva un amico direttore di cantiere, questo titolo ti permette di dimostrare quello che sei pur avendo quest'età, così, cioè essendo così giovane. Quanti anni hai? 30 anni a maggio, il 4 di maggio, quindi. E magari tante volte quando andavo a vedere nei cantieri, chiedevo di lavorare, dicevano no, ma tu non è possibile che sai fare questo mestiere perché sei troppo giovane. E fortunatamente un cantiere del sud mi ha dato fiducia, mi ha fatto lavorare con loro, mi ha permesso di fare il tirocinio, di imparare bene il mestiere, anche grazie a Giovanni Camarano, un amico maestro d'ascia del sud che ho conosciuto in una regata di Vela Latina e che mi ha preso per mano, diciamo. È stato molto importante per me, perché comunque avere anche l'appoggio morale di una persona che ti considera come un fratello, e essendo lontano da casa ti fa sopportare. Ho letto che eri a casa sua proprio, fisicamente anche. Sì, durante il weekend, perché durante la settimana lavoravo a Torre Annunziata, a Sorrento, avevo la casa là. E nel weekend scappavo, andavo a Marina di Pisciotta, sempre a lavorare magari. Però lavoravo, era un gioco, infatti sua moglie quando ci veniva a chiamare, diceva nel laboratorio ci diceva ah, state giocando, e ci lascia. Bene, allora, dopo tanto ce l'abbiamo fatta. Invece vogliamo ringraziare qualcun altro, qualche architetto a caso? Sì, vorrei ringraziare Roberto Roccati che mi ha dato questo consiglio di prendere e andare giù al sud, perché ha messo a disposizione una delle sue tre barche, cioè dopo avermici fatto mettere le mani su tutte quante le sue barche, ne ha presa una, l'ha portata giù e... Divertiti! Il cantiere da cui l'aveva portata gli ha detto manda qualcuno tu perché noi non abbiamo tempo, e sono andato io e mi sono fatto conoscere anche. È stata una tua fortuna? È stata una fortuna perché poi hanno detto ma perché non continui a lavorare con noi? È stata una decisione abbastanza dura, perché lasciare tutto per 3-4 anni e poi tornare dopo. Anche adesso è dura per me tornarmene via dal sud, perché lì il lavoro c'è. E niente, sarà una nuova impresa. Va bene, sento che Corrado Ricci ci sta chiamando, la cerimonia ha inizio. Andiamo, avviciniamoci, vai, così almeno insieme viviamo questo momento. Questa sera condividere questo momento e sua realtà.